Maggioranza sempre più eterogenea per Manlio Torquato. Il sindaco di Nocera Inferiore, da un lato, ha archiviato le tensioni delle ultime settimane. Proprio in diretta, Telenuova disse che la vicenda è chiusa. Dall'altro, però, i gruppi consiliari sono in continua evoluzione, con cambi di casacca. Confermate le indiscrezioni degli ultimi giorni che danno per imminente il passaggio in Forza Italia di Saverio D'Alessio. Il consigliere comunale eletto con l'UDC dovrebbe annunciare in giornata la conferenza stampa per l'ufficializzazione della creazione del nuovo partito. L'amministrazione nocerina diventa dunque un melting pot politico che in maggioranza raccoglie quasi tutto l'arco costituzionale. Un Nazareno bis, dal Partito Democratico agli Azzurri di Berlusconi, passando per l'UDC, Campagna Libera, i Civici, i Riformisti, i Moderati, eppure qualche elettore di sinistra prestato al civismo. Finché si amministrano realtà locali può andare anche bene, ma se ci si sposta su temi e visioni politiche più generali, qualche contrasto potrebbe emergere. L'adesione di D'Alessio agli Azzurri è intesa da qualcuno anche in chiave elettorale futura. In questo modo il centrodestra comincia a individuare un uomo per mettere le basi di un progetto, considerando che il centrosinistra non sta a guardare. L'uscita dei socialisti e la posizione unica di PD e Campagna Libera ne sono segno tangibile. In questo modo entra in maggioranza un gruppo politico che alle amministrative 2017 era contro Torquato e contro il PD. Sarà una convivenza durevole?